Un mare colorato di 1000 volontari ha partecipato alla pulizia di alvei e arenili. È un successo la terza edizione della manifestazione Fiumi sicuri e puliti e spiagge più belle. Diminuisce la quantità dei rifiuti trovati, segno che cresce la sensibilità ambientale grazie anche a iniziative come queste. Pamela, buongiorno. Sembra che c'è una discreta adesione questa mattina. Sì, siamo soddisfatti, insomma, la giornata è importante, abbiamo sia migranti che scuole, siamo riusciti a fare sinergia e rete, è una cosa per noi importantissima in attesa della bella stagione. Un'adesione direi massiccia, quindi che va dai volontari fino agli amministratori. Assolutamente, è una cosa condivisa con tutti i comuni del territorio, i sindaci sono stati al nostro fianco dall'inizio nell'organizzazione di questa iniziativa. Quindi è una mattinata importante per la pulizia del Fosso dell'Abate. Certo, sì, noi come anche l'anno scorso siamo qui insieme al Consorzio Bonifica e partecipiamo a questa iniziativa che noi apprezziamo molto, perché è un'iniziativa che da una parte ovviamente contribuisce a alleggerire il carico di rifiuti che i fiumi portano a mare, ma dall'altra parte, forse più importante, è ovviamente un esempio poi per la cittadinanza tutta a un comportamento più civile, perché sappiamo che tutto quello che si butta nei fiumi alla fine ce lo ritroviamo sulle spiagge e in Versilia questo non è ovviamente una cosa molto, molto apprezzabile. Buongiorno, anche voi questa mattina siete voluti essere presenti a questa bella iniziativa? Eh sì, abbiamo con una squadra per pulire questi fiumi, un po' di controllare, come gruppo di protezione civile della Misericordia di Capezzano Pianore. Perché poi da queste giornate è importante anche lanciare un messaggio. Sì, almeno si dimostra come si fa anche agli altri, a quei ragazzi e via, che partecipano diverse persone stamani. Perché poi se qui torrenti e fiumi sono puliti, saranno pulite anche le spiagge quest'estate. Eh sì, perché va a finire sempre tutto a mare, poi quando viene tagliata l'erba, se ci sono le plastiche, cioè, poi si trova di tutto, biciclette, c'è cioè, di tutto. Sicché prima di tagliare l'erba bisogna fare un passaggio e recuperare tutto quello che è possibile, ecco. Perché siamo venuti qui per partecipare, perché questo è una cosa importante. Buongiorno, questa mattina anche i migranti hanno aderito all'iniziativa, insomma è un modo per essere più vicini anche alle popolazioni e ai problemi della gente. Sì, certo, abbiamo voluto partecipare soprattutto perché volevamo creare un contatto con la comunità. Queste persone sono molto volenterose e hanno accettato assolutamente con entusiasmo l'idea di partecipare a un'iniziativa così importante. E anche noi come operatori siamo molto soddisfatti del loro entusiasmo. Quanti sono? 26 ragazzi, 21 nigeriani e 5 ragazzi senegalesi. Sì, la manifestazione sta registrando, e i primi dati arrivano adesso, un importante, mi pare, successo, nel senso che tutti i corsi d'acqua che avevamo, sui quali avevamo investito, quindi dal Serchio fino al Magra, ci risulta sono pieni di persone, di scuole, di volontari, di associazioni, di migranti che stanno dando una mano alla pulizia dei corsi d'acqua. Come giustamente si diceva prima, non è tanto questo che comunque è importante, ma il messaggio che vogliamo dare, il messaggio è bisogna fruire dei nostri luoghi, dei nostri luoghi belli che sono il fiume, che sono le spiagge. Qui le uniamo in un'unica iniziativa che dice fiumi, corsi d'acqua puliti, spiagge più belle. È un modo anche per accogliere i turisti che arriveranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi sulle nostre coste, e gli diciamo benvenuti, li accogliamo pulendo il luogo dove siamo. Sì, un'iniziativa ottima che mette al centro l'ambiente, i fiumi, la loro vivibilità e la loro pulizia, con particolare attenzione all'ambiente, perché per esempio noi qui siamo in un punto dove i volontari eviteranno di pulire la spiaggia per non disturbare la nidificazione del fratino. Quindi un'attenzione particolare all'ambiente da parte del Consorzio Bonifica Toscana Nord, una realtà importante in un territorio importante che dimostra come la presenza dei consorzi di bonifica ormai sia aggregante per tutte quelle buone pratiche che sono indispensabili per affiancare i lavori tecnici di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantiscono la sicurezza dei territori. Che tipo di materiale state portando via? Plastica, polistirolo, qualche bottiglia, lattine, sacchetti di plastica, essenzialmente plastica è quella che infesta tutto, anche il polistirolo perché si sbriciola e poi se ne trovano pezzettini dappertutto, quindi è importante pulire ogni tanto. Buongiorno, cosa state raccogliendo, cosa trovate, quali sono i rifiuti più comuni?
Dunque il polistirolo la fa da padrone, perché le troviamo sia all'interno delle pinete sia proprio spiaggiato. Evidentemente sono ceste abbandonate in mare, non so a che titolo, che poi piano piano si frantumano e diventano microplastica. Penso che sia l'effetto più dannoso che possiamo recare all'ambiente e al mare. Indubbiamente se ognuno di noi non facesse finta di non vedere i rifiuti, ma ognuno di noi raccogliesse una piccola quantità, noi potremmo tranquillamente dire che il problema lo potremmo anche risolvere in tempi brevi. Ma se tutti ci aspettiamo che qualcuno a posto nostro intervenga, succede che poi se non facciamo manifestazione con centinaia di persone non riusciamo a restituire all'ambiente un aspetto gratificante. Allora dunque Presidente, questa mattina tutta l'area geografica del consorzio, cioè tutte le parti che riguardano il mare ma non solo, facciamo una geografia dell'iniziativa di quest'oggi. Sì, è veramente stata ambiziosa, ma devo dire con risultati ottimi. Partiamo dalla Bocca di Serchio, quindi il confine più a sud di quello che è il territorio di competenza del consorzio, risaliamo tutta la costa della Versilia, tutta la costa apuana, e quest'anno per la prima volta siamo andati fino alla Lunigiana, cioè il riferimento sempre per noi sono i corsi d'acqua, quindi il fiume Magra e tutti gli affluenti del fiume Magra, in una impresa che all'inizio ci sembrava davvero sfidante, ma che grazie soprattutto ai volontari, ai sindaci, alle associazioni, ai balneari, tutti hanno avuto a cuore questa iniziativa e i risultati si stanno vedendo in modo significativo. I consorzi intanto sono i consorzi toscani, sono l'unica esperienza in Italia degli enti che hanno completamente in carico i corsi d'acqua, questo grazie alla riforma che ha fatto la legge 79 della Regione Toscana, e questo ci dà tanto un carico di grandi responsabilità, ma credo che stia dispiegando una realtà di enti che sul territorio fanno davvero valere quello che sanno e quello che fanno, quindi un know-how importante in termini manutentivi di irrigazione per quanto riguarda l'agricoltura, ma un know-how importante anche nelle relazioni esterne con il territorio. Noi crediamo che i consorzi bonifica abbiano importanza e ne avranno sempre di più, in quanto enti che hanno un loro autogoverno, quindi i consorziati possono determinare il governo dell'ente e soprattutto con il tributo di bonifica che in maniera trasparente e chiara viene speso tutto per la manutenzione del territorio. Presidente, molte aziende, molte famiglie si chiedono perché devono pagare il consorzio di bonifica. Quindi oltre a controllare che durante i grandi eventi alluvionali non si creino danni maggiori causati dall'acqua, ci si occupa anche della sostenibilità ambientale. Assolutamente sì, cioè la cosa più importante che fa il consorzio, il compito istituzionale, è quello di fare prevenzione, quindi curare il corso d'acqua prima che avvengano gli eventi, quindi fare in modo che questi eventi che possono avvenire sempre, in ogni momento, abbiano un impatto sicuramente ridotto rispetto alla sicurezza idraulica. Però poi c'è anche il grande tema dell'ambiente, cioè noi con queste iniziative sensibilizziamo le nuove generazioni a problematiche ambientali, e anche questa è sicurezza, secondo me, è una sicurezza fondamentale perché fa sì che il giovane, l'umano che cresce, possa curare il corso d'acqua, perché spesso i problemi che avvengono, quali sono? Ad esempio in zone abbiamo corsi d'acqua che vengono ristretti perché ce ne è fatta intorno al corso d'acqua magari muretti che impediscono al corso d'acqua di respirare, perché il corso d'acqua deve respirare per poter essere sicuro, cosa che spesso l'uomo non fa, lo costringe dentro muri. Allora questo è, come dire, prevenzione, davvero prevenzione è questa, insomma. Quindi per concludere, fiumi sicuri e puliti, spiagge più belle. Esatto.